Come le è venuto in mente di salvare i paesaggi, i posti, le case, i manieri, i castelli più belli d'Italia? Io me ne occupo dal 1960, ma direi non c'è mai stata un'emergenza come c'è ora. Perché in questo momento si è scatenata la frenesia della costruzione. Perché si è dato il permesso alle regioni di occuparsi loro del territorio. E le regioni hanno passato questa incombenza ai comuni. Allora che cosa fanno i comuni? Trasformare il terreno agricolo attorno alle loro comune in terreni fabbricabili. Ed è per questo che l'Italia si è totalmente venduta al cemento. Non ultimo, so che è in ballo anche la costruzione di un aeroporto a Subicille. Subicille in una zona straordinaria vicino a Siena. La scusa è così la gente arriva più presto a Siena. Se uno arriva in aereo, tutto il paesaggio, tutti i comuni attorno al territorio non ne guadagnano nulla. L'inquinamento aereo è infinitamente più forte e più grave dell'inquinamento automobilistico. In più c'è il rumore tremendo. Il fatto di fare un aeroporto è solamente dare adito a certi speculatori, i quali sono interessati a guadagnare. Questa è la triste verità.